Oh mio Dio, Julie, siamo all'interno del lobby di Digital Circus. Qui c'è una trappola, c'è anche questa spilungona, mi fa paura, Julie. Ho paura di questa spilungona qui pelata. Oh mio Dio, dobbiamo scappare. Attento, Julie, aspettami, aspettami. Guarda, qui ci sono tutte le stanze dei partecipanti del circo. Oh, finalmente c'è Pomni. Ciao, Pomni, come stai? Il mio nome è Pomni e questo è un sogno. Potrebbe essere un sogno, Pomni, potrebbe essere un sogno, ti aiuteremo noi a scoprirlo. Ok, siamo entrati in questa stanza, che cosa c'è qui? Oh mio Dio, c'è Jazz con tutte le scritte dell'uscita. Questa è proprio la stanza dove quel vecchio clown si è glitchato e guardate che cosa è diventato. Forse anche noi diventeremo matti. Jazz nasconde qualche segreto per me. Non me la dice buona. Ecco il signor Mandibola, colui che ha creato questo circo. Ok, dobbiamo stare attenti perché il signor Mandibola ci sta guardando. Giuliano ci sta guardando e ci sta dicendo che dobbiamo rimanere qui per sempre, ma io non voglio rimanere qui per sempre. Ok, dove sono finito? Ok, ok, dobbiamo andare di qua. Ok, non si capisce niente questo circo. Ah, lei è Zubal, Julie. Zubal, ti prego, dici dove dobbiamo andare. Dovete andare di qua. Ok, Zubal dice che dobbiamo andare di qua, Giuliano. Dobbiamo andare di qua e dobbiamo stare attenti a queste trappole. Dobbiamo stare attenti a queste trappole, perché queste trappole ci faranno morire. Sei sicuro che dobbiamo tuffarci? Io non voglio tuffarmi, ragazzi. Io non voglio tuffarmi, oh mio Dio. Mi sono fatto un po' male. Oh mio Dio, che cos'è questo? Questo è il simbolo del McDonald's. E che cosa sono tutte queste caramelline sparse per terra? Ho paura, meglio non toccare quelle caramelline. Eh sì, è vero, sta volando tutto perché questo è il Digital Circus. Che cosa ha creato il signor Mandibola? È spietato questo circo digitale. Voi non pensate, polletti, che sia spietato questo circo digitale? Aiutateci, aiutateci a superare questi stage, aiutateci a superare queste trappole che ha fatto il signor Mandibola. Perché non dobbiamo aiutare Pomni? Ma buttati nella lava, guarda che succede. Non voglio buttarmi nella lava, perché dovrei buttarmi nella lava? Ok, Giuliano, ci sei? Vai avanti prima tu. C'è una palla, è vero, c'è Bubble. Oh no, dobbiamo andare nella bocca di Jazz. Guarda i suoi denti, guarda i denti di Jazz. Li ho sfiorati pelo pelo. Mi ha anche graffiato, mi ha anche graffiato. Dove ci siamo teletrasportati? Oh no, il signor Mandibola ha schioccato le dita e ci ha teletrasportato direttamente qui su Laser City. Tu dove sei andato? Nel tubo? Allora verrò con te nel tubo. Sei sicuro che vuoi andare nel tubo? Dividiamoci, tu vai da quella parte, io vado da questa. Mi sembra un'ottima idea, Giuliano, mi sembra un'ottima idea. Io proverò a superare questi laser che ha messo il signor Mandibola. Eccolo lì, il signor Mandibola. Ti sto guardando, ci dice. Ti sto guardando. C'è anche Bubble! Ah! C'è anche Bubble. No, 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 no. Non voglio essere mangiato da Bubble. Non voglio essere mangiato da Bubble. Mi stanno battendo forte i denti perché ho tanta paura. Dove devo andare? Non riesco a capire. Questi laser sono di come un labirinto. E io non riesco a capire dove devo andare. Ora devo guidare fino all'arrivo. Oh no, oh no. Che cosa è successo? Papà, mi sa che era giusta questa parte. Mi sa di sì, mi sa di sì. Non ho capito, ho superato tutti i laser. Ma ora che cosa devo fare? Pomni! Ah, devo salire sulla mongolfiera. Sì, sono salito sulla mongolfiera. Io ho buggato tutto il gioco e sono finito nella parte di sotto. Ma spero che si guida da sola. Ah, si guida da sola questa mongolfiera. Ok, aiutami, aiutami, Julie. Ho paura dell'altezza. Io sono qui sopra. Ah, Dio, fratello, mi sa che hai sbagliato tu strada. Allora, dovevamo seguire i laser tutti e due. Non posso aspettarti, Julie. Questa mongolfiera sta andando avanti. Sta andando avanti, non riesco a fermarla, sta per scendere. Oh no, non scendere, non scendere. No, no, ohia. Mi sono fatto male, mi sono fatto la bua. Eccoti, Giuliano, finalmente sei qui. Oh, guarda chi c'è. È Scacco Matto. Oh no, Scacco Matto ci sta dicendo che dobbiamo trovare l'uscita per aiutare Pomni. Ok, allora, che cosa facciamo, Scacco Matto? Andiamo di qua, va bene? Speriamo che qui troveremo l'uscita per aiutare Pomni, ma soprattutto per uscire noi. Scacco Matto ci sta dicendo che dobbiamo andare di qua. Io ho tanta paura che questo cattivone Scacco Matto è l'uscita. È l'uscita. Ok, ok, siamo per entrare nell'uscita. Oh no, siamo nel void. Dobbiamo restare vicini, Giuliano. Non possiamo perderci nel void. C'è anche Bubble che ci sta guardando. Bubble, ma perché Bubble sta? Non mi guardare in quel modo. Che figa! Aiuto. Oh mio Dio, oh no, siamo rimbalzati nel void. Ci stiamo facendo molto male, ci stiamo facendo molto male in questo circo. Ok, c'è lo vedo. C'è un problema, sto volando.
volando io. Come stai volando? Io anche voglio volare, voglio anche volare io per andare via. Ma dove dobbiamo andare? Forse dobbiamo superare questi laser. Signor Mandibola, dobbiamo superare questi laser. Ok, ci siamo. Denti. Siamo all'interno del circo. Per vincere dobbiamo salire sopra questa torre. È lì che sarà la nostra vittoria. Corri Giuliano, corri Giuliano. Saliamo su questa torre. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo riusciti a salvarci e uscire dal circo. Quello era il circo e noi siamo fuori. Ce l'abbiamo fatta a salvarci, ragazzi. Se vi è piaciuta questa avventura nel lobby del Digital Circus, lasciate like ed iscrivetevi al canale per tante altre avventure proprio come questa.